Un saluto ai nostri ascoltatori, bentrovati a questo appuntamento pomeriggio con noi. Subito sulle testate online, insieme leggiamo le notizie della mattinata e gli aggiornamenti. C'è stata una rapina ad Altopascio, se ne occupa la testata online. Armati di pistola tentano la rapina al distributore della Conad di Altopascio. Due banditi sono stati messi in fuga. Vediamo qualche particolare in più su questo argomento che oggi tratta la testata Lo Schermo. Forse stavano attendendo l'arrivo del gestore. Fatto sta che due rapinatori in moto sono entrati in azione soltanto quando lo hanno visto entrare nel gabbiotto della stazione di rifornimento carburante della Conad di Altopascio. Ai banditi armati di pistola, non si sa se vera o giocattolo, non ha ceduto il coraggioso commerciante che si è chiuso all'interno. A quel punto, forse anche per l'arrivo di alcune auto, i due malviventi si sono allontanati velocemente. Erano a bordo di una moto, entrambi indossavano caschi integrali alle 7:30 di stamattina. Andiamo ora invece sulla testata online. Online dello schermo, l'altra, chiedo scusa, era Lucca in diretta. Oltre 1.000 sanzioni a Lucca su rifiuti, ambiente e maltrattamento degli animali. Leggiamo qualche particolare in più di questa notizia. Vedete qua la foto di quanto è incivile oggi la gente che abbandona rifiuti ai bordi delle strade. Bene, intenso anno di attività, quello appena trascorso per il nucleo ambientale della Polizia Municipale di Lucca, con oltre 1.000 fra sopralluoghi, sanzioni e interventi a tutela dell'ambiente. Tra gli interventi si segnalano in particolare sul fronte dei rifiuti 61 sopralluoghi e 311 verbali in centro storico a persone che non avevano effettuato la raccolta differenziata seguendo le regole e 17 sopralluoghi e 35 verbali dello stesso tipo nella periferia. La videosorveglianza delle isole ecologiche nel centro di Lucca ha consentito di identificare e multare numerosi cittadini che avevano utilizzato in modo errato l'impianto, mentre 167 sette sopralluoghi sono stati realizzati in altrettante aree dove sono stati abbandonati rifiuti con 70 multe. Dunque, intensa l'attività della Polizia Municipale su questo tema della raccolta differenziata e dell'abbandono dei rifiuti. Giocando a pallone ottiene il permesso di soggiorno. Siamo sulla testata online del Tirreno, edizione Versilia, è arrivato dal Ghana, lo vediamo in questa foto, 2 anni fa e gioca attaccante nel Bozzano. Il tribunale gli ha dato il permesso per motivi umanitari. Siamo a Massarosa, il comune è quello, la piazza che cucina da solo alla pizza, chiedo scusa, che cucina da solo alla ficaia, il pensiero alla mamma rimasta sola in Ghana, il pallone da rincorrere sull'erba verde dei campi della periferia toscana, indossando la maglia dello Sporting Bozzano. La fede bianconera ce ne sarebbe abbastanza per decretare d'ufficio cittadino italiano su Allah Abdallah, 22 anni fra un mese, fresco di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Documento che arriverà perché lo ha deciso il Tribunale di Firenze. Grazie al lavoro fatto dall'avvocato Tiziana Pedonese, dopo che la commissione territoriale del Ministero dell'Interno, che esamina le domande dei rifugiati approdati in Italia, aveva negato l'accoglimento dell'istanza. Sempre sul Tirreno Online, edizione della Versilia, andiamo a vedere altre notizie: decine di multe per i cani a passeggio senza guinzaglio. Siamo a Pietrasanta, vediamo qualche particolare. Sempre più numerose e salate le sanzioni amministrative comminate dai vigili urbani di Pietrasanta per il malgoverno degli animali. Sempre sul Tirreno Online, edizione versiliese, aggiorniamo ancora altre notizie. Entrava in ZTL con un permesso falso, la notizia è di ieri, ma è stata evidentemente approfondita anche oggi. Sempre sul Tirreno, però, edizione di Lucca, Tirreno Online, un grand hotel in centro, Andrea Bulgarella ci prova. L'imprenditore, siculo pisano di origine, in trattative per realizzare un albergo a 4-5 stelle. Sono innamorato della vostra città, avevo già provato a prendere l'universo. Questa è la foto dell'imprenditore che si chiama Andrea Bulgarella, ha 71 anni, è un imprenditore edile, originario di Trapani, ma da decenni ormai trapiantato
campionato a Pisa. Andiamo sulla Nazione, in cronaca di Viareggio, Carnevale sfilata a tempo in Piazza Mazzini, per ogni carro 8 minuti di spettacolo, non di più. Direttore del corso, che dovrà controllare queste cose, è un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnevale, che è Stefano Nari. Vediamo qualche particolare, qualche dettaglio in più su questa notizia. Eccola qua giù. Sono giorni frenetici, gli ultimi ritocchi di colore, i collaudi, le prove luci e auto. In questa corsa contro il tempo i carristi hanno trovato anche un momento per condividere con la Fondazione Carnevale la regia del corso. In cabina Stefano Nari, il nostro obiettivo, spiega il consigliere della Fondazione, è quello di offrire un corso spettacolare, né lumaca né spedito, spettacolo. Solo questo, rimarca Stefano Nari. Andiamo a vedere altre notizie sulla Nazione Online edizione di Viareggio. Tradito dal ghiaccio, l'alpinista morto sul Monte Pania, ne abbiamo parlato ieri, i dettagli oggi della tragedia del giovane escursionista che è morto domenica. Bandiere arancioni, ecco tutti i borghi della Toscana premiati dal Touring Club italiano. La Toscana è la regione d'Italia con più riconoscimenti, premiate l'offerta e l'accoglienza turistica dei borghi sotto 15.000 abitanti. Poi ancora in cronaca, due visite rinviate, muore d'infarto, qui mi trattano come una nullità. Vediamo che cosa è successo. La notizia è di oggi, con un ultimo aggiornamento, questa è la foto, la notizia non è della Versilia ma viene da fuori, non mi sembra possibile essere trattati come nullità nella sanità, mi hanno rimandato l'appuntamento cardiochirurgico già due volte, questo post riporta la data di giovedì scorso alle 9.44 ed è l'ultimo pubblicato sulla pagina di Facebook di Mirella Ottonello, la donna 58 anni, residente a Savona, ex infermiera professionista nell'azienda sanitaria, è morta pochi minuti dopo, stroncata da infarto, un'altra brutta notizia che arriva dal mondo della sanità. Andiamo ora sulla testata, un attimo soltanto, La Nazione in cronaca di Lucca, un migliaio in piazza Napoleone, il grande assalto a Sfera e basta. Vediamo la notizia, il giovane rapper ha avuto un grandissimo successo nel suo spettacolo, un assalto degno delle grandi rockstar, un migliaio di giovani, almeno 700, quelli che sono riusciti ad entrare in coda ieri pomeriggio in piazza Napoleone davanti al negozio di dischi Sky, Stone and Song per farsi autografare il nuovo CD di Sfera e basta. Rockstar, uno dei rapper più amati dai giovanissimi. Andiamo ora invece su tgregione.it, le notizie della mattina a Villa Argentina, Ombre, l'ultimo romanzo che presenterà domani Franco Pulzone, poi all'Assemblea del Partito Democratico l'assessore alla Sanità Stefania Saccardi, ieri sera a Viareggio presso la sede del partito si è ritenuta questa notizia, questa riunione. Il mare d'inverno, via la plastica dalle spiagge, con fare verde Versilia, si svolgerà anche in Versilia la 27esima edizione nazionale di Il mare d'inverno, l'operazione di pulizia del spiagge. Bene, è tutto per questa prima parte di pomeriggio con noi, tra poco il nostro ospite per ricordare il giorno della memoria e i fatti che sono avvenuti nell'ultimo conflitto mondiale nella nostra Versilia. Linea alla regia. Seconda parte della nostra trasmissione, pomeriggio con noi, salutiamo coloro che soltanto ora si sono messi all'ascolto di questa puntata e salutiamo naturalmente il nostro ospite, Fortunato Menichetti, nonno partigiano, autore di tantissimi libri che parlano della resistenza e della vita dei partigiani nella nostra Versilia in modo particolare e soprattutto autore, o meglio, diciamo sceneggiatore di un lunghissimo filmato che presto vedremo a Torre del Lago. Ma andiamo con ordine. Intanto, fra le manifestazioni più importanti volute dal sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, e dall'assessore alla cultura del comune,
per ricordare, per celebrare la giornata della memoria, l'ultima in programma all'Auditorium di Torre del Lago riguarda proprio un filmato, un lungometraggio realizzato dal regista Franco Galimberti, che verrà proiettato in prima assoluta con la partecipazione tra l'altro delle scuole Gragnani, che verrà proiettato proprio in occasione della giornata della memoria. Il lungo documentario si intitola La vita si racconta, con un copione, come ho detto all'inizio, scritto dal nonno partigiano Fortunato Menichetti, dove tutti gli episodi che riguardano la guerra, la drammatica guerra, il drammatico conflitto mondiale che è costato la vita a milioni di persone, ecco, si parla di scontri a fuoco tra i partigiani sul Monte Ornato e poi il barbaro assassinio dei nazifascisti del parroco di Mulina di Stazzema, parroco ucciso con tutta la sua famiglia, ma anche dei tragici eventi del 12 agosto del 1944 che costarono la vita a oltre 500 persone innocenti, soprattutto donne, anziani e bambini. Allora, abbiamo detto che il regista Franco Galimberti è l'autore di questo lungometraggio, la sceneggiatura è stata scritta da Fortunato Menichetti, che è nostro ospite, quindi di uno spettacolo al quale ci si augura che tutte le autorità locali, provinciali e regionali partecipino proprio per ricordare il giorno della memoria. Vero Fortunato? Sì, io sono stupefatto di quello che è successo in questi ultimi anni, perché tutto mi aspettavo, ma che un regista prendesse lo spunto dal mio libro per fare un documentario, non me la sarei aspettato. Tu hai vissuto perché... i momenti più tragici del conflitto mondiale. Sì, io l'ho vissuto, sì. Lo sai che i miei libri non sono inventati, no? Sono autobiografici. Io ho raccontato nel libro quello che io ho incontrato durante il percorso della guerra, della resistenza. Quindi... Tu eri dove esattamente come partigiano? In che posto? Senti, quando ho deciso io di scappare dalla Marina Militare, dove mi ero dovuto presentare per fare la leva militare sotto Repubblichini, io dopo pochi mesi sono scappato. Quindi siamo nel 44? Nel 40... Nel sì. 43 era, no? 43. Perché poi i primi del 44, d'accordo con la mia famiglia e altre famiglie antifasciste, abbiamo deciso di sfollare sulle montagne Apuane. Questa è stata la nota. Sinceramente nessuno pensava, anche dei miei amici, di andare coi partigiani. Però quando ci siamo trovati sulle montagne, ogni giorno i nazifascisti facevano i rastrellamenti e bisognava scappare. Questo prete, santo prete, ci ha salvato la vita più di una volta, ma non a me, a tante persone, a tanti giovani che erano rifugiati lì, no? Che poi ha pagato con la vita, perché quando vennero i tedeschi a fare la strage di Sant'Anna, il primo a ammazzare fu proprio questo prete, che io non mi rendo conto perché l'abbiamo ucciso, perché questo prete aiutava tutti, ha salvato la vita anche a un ufficiale tedesco della SS che fu ferito gravemente in uno scontro dei partigiani. Quindi io non l'ho capito il perché, forse qualche suo paesano fascista, quando sono arrivate le pattuglie lì a Molina per andare a Sant'Anna, gli hanno detto il prete è un collaboratore con partigiani e l'hanno fatto fuori. Questa è l'unica ragione che può essere. E quindi a questo punto scappa una volta, scappa due, e poi io una volta con un mio amico si scappò tanto in fretta che si arrivò fino a Farnocchia e ci si trovò fra mezzo a partigiani che ci puntarono le pistole perché pensavano che fossimo due spie.
che poi era successo prima, che avevano, i fascisti avevano ammazzato un fascista, un partigiano l'avevano sotterrato in una buca a testa in giù, e quindi i partigiani erano i partigiani di Lalle, Aldo Berdia, erano un po' agitati. Comunque andò a finire bene, perché lì conobbi un viareggino partigiano, un certo Sirio, un elettroauto che è morto 6 o 7 anni fa. Mi conosceva e quindi mise una parolina buona, e allora dopo io dissi a mio padre: te rimani con la famiglia, io vado con i partigiani, uno dei due speriamo di salvarci almeno, ma se stiamo insieme facciamo una morte del topo tutti e due. E lì io mi sono arruolato con questi partigiani, che poi dopo sono passato nella brigata Garibaldi, dove con una squadra di partigiani, di 20 partigiani, fra cui, guarda, che la metà erano tutti ex marinai, la metà, perché specialmente in Versilia, siccome i giovani venivano assegnati alla Marina, e quindi nei partigiani versiliesi c'erano a decine, e ne sono morti tanti, non si ricorda mai questi marinai, si ricorda sempre. Purtroppo la Marina ha dato un bel contributo alla guerra, prima in mare e poi anche sulle montagne con i partigiani. Ecco, e quindi sono tornato, due o tre volte mi sono salvato da rastrellamenti dei tedeschi, che ci avevano cercato rifugio senza via di scampo, ammazzarono 4 partigiani, 4 civili, e poi dopo tornai a casa e la casa bombardata, mio padre portato in campo di concentramento perché i fascisti di Torre del Lago lo denunciarono che era il papà di un partigiano, e io per rimediare la pagnotta mi arruolai con la squadra di americani a Torre del Lago, che mi pagavano con dollari, e quindi fu una risorsa. Però dopo 10 giorni ci mandarono in prima linea sul fiume Cinquale. C'era la linea gotica. Sulla linea gotica. E lì, insieme ai soldati della Bufalo, ci mandavano a perlustrare lungo il fiume, dove era molto pericoloso. Fino a quando il 22 ottobre 1944 alle ore 15, dopo aver pranzato insieme a 30 partigiani di Canova Tigre di Viareggio, quasi festeggiando la fine della guerra, perché erano agli sgocci, sembrava che i tedeschi sul fiume si stassero per ritirare verso Massa, il comando americano alle 3 telefonò di mandare una pattuglia di partigiani con soldati della Bufalo a verificare se i tedeschi si erano ritirati. Io ebbi fortuna, perché lì c'erano 3 amici di Torre del Lago, Silvio Orlandi, Gianni, Mauro e Maffè Giuseppe. Ci trovavamo insieme e si andò sul mare a divertirsi a sparare nei barattoli. In quel frattempo arrivò questa telefonata e partirono questi 15 partigiani. Andarono sul fiume, passarono, guardarono il fiume, c'erano le garette dei tedeschi vuote, e loro, dice, si sono ritirati. L'hanno fatto entrare in un boschetto per una 50 di metri, e poi una pattuglia di tedeschi della SS ne chiuse il passo, e quando ritornavano via, che cantavano contenti con fucili a tracolla, si trovarono di fronte a questo plotone che cominciò a sparargli e tirargli le bombe a mano. Erano 15, 10, 9 si salvarono, feriti un po' leggermente, anche gravemente, e 6 furono ridotti a pezzi, a pezzetti.
E quindi arrivarono questi primi feriti, noi se eravamo lì all'Hotel Regina con l'ambulanza che scaricavano feriti, e un caporale che era ferito di fotte il bambino, diceva: ragazzi, se dei nostri compagni sono nel boschetto ridotti a pezzi, bisogna andarli a recuperare. E io con Gianni Mauro, con Silvio e con Manfredi si imbarcò sulle ambulanze e si andò a recuperare questi cadaveri. Si guardò il fiume, i tedeschi si erano ritirati. Prendemmo i pezzi, a pezzi, braccia, teste, una cosa neanche sotto un bombardamento. Li mettemmo nelle coperte, li caricammo e poi li portammo nell'Hotel Regina, stendendoli sul pavimento. Per ricomporli? Per ricomporli, dove 2 ore prima avevamo pranzato tutti insieme, quasi per festeggiare la guerra. Questo è stato il finale. La fine della guerra, sì. E questo sarà anche è un finale che Galimberti l'ha voluto, ecco, raccontare. Allora, abbiamo detto che sabato sera questo qui verrà proiettato? No, giovedì. Giovedì? Giovedì mattina dalle 9:30 alle 10:30. Quindi dopodomani. Dopodomani, con la presenza delle scuole italiane, che la dirigente, malgrado si sia fra le feste del carnevale, ha detto: no, io ragazzi ci riporto. E a piedi, perché non c'hanno neanche polmini. A che ora comincerà questa cosa? Comincerà un quarto alle 10. All'auditorium di Torre dell'Aquila. Aperta anche al pubblico. Gratis. Gratis, anche ai cittadini. Perfetto. Quindi è una soddisfazione che più grande di questa non la potevo avere. Bene, io ringrazio molto Fortunato Menichetti, che è stato nostro ospite oggi. Vi ricordo l'appuntamento giovedì mattina, quindi dopodomani alle 10, un po' prima delle 10, all'Auditorium Caruso, al Teatro Puccini di Torre del Lago, la proiezione del film La vita si racconta, regista Franco Galimberti, Tommaso Lucchesi è il giornalista che ha intervistato Fortunato, che ha raccontato tutta la sua epopea vissuta sulle nostre montagne. Grazie per essere stati con noi, grazie a Fortunato Menichetti, noi ci vediamo domani alla solita ora. Buon proseguimento di giornata.